Si chiama Ciudad de Valencia, il traghetto costruito dai cantieri navali visentini in una nave da trasporto passeggeri e mezzi che farà rotta nel Mediterraneo. Gli allestimenti sono stati curati da IGIO Allestimenti SRL. È una nave del tipo RORO, quindi roll in, roll out, significa che c'è il trasporto di mezzi di tutti i tipi, dai camion alle autovetture, che entrano ed escono dalla nave e nel frattempo, durante la navigazione, i passeggeri possono usufruire dei servizi della nave, che vanno appunto dal servizio delle cabine ma anche al servizio soggiorno qui sulla nave. Infatti la nave è attrezzata con bar, con saloni per intrattenere gli ospiti in massima comodità e massimo comfort. L'architetto Ancora si è occupato in particolare degli interni. Abbiamo una zona in cui abbiamo voluto esaltare un pochettino la venezianità della nave. Mi sembrava giusto, quindi almeno una parte della nave e comunque anche su richiesta del cantiere navale, omaggiare Venezia. Da questo punto di vista Kerlite ci ha offerto degli ottimi spunti, perché abbiamo potuto accompagnare questa nostra intenzione anche con dei materiali adatti e ben contestualizzati. Nel salone centronave ci sta quel bellissimo pannello della Laguna Veneta con sfondo Venezia, che si riflette anche negli specchi, che creano quindi un effetto moltiplicatore. Poi ci sono altre componenti, c'è la componente ludica, c'è la componente del gioco, dei colori, un richiamo a delle cose artistiche che magari non sono percepibili, però per esempio nel soffitto della parte a prua del ristorante c'è un riferimento a delle foto di Sebastiano Salgado. Le caratteristiche tecniche di Kerlite la rendono un materiale perfetto per le costruzioni navali. Molte superfici di questa nave sono in Kerlite. Abbiamo introdotto la Kerlite per un discorso di peso, per un discorso di spessori. Noi cercavamo sul mercato un materiale che riuscisse, alleggerendo il carico accidentale della nave, a garantire delle performance a livello di navigabilità, di velocità di navigazione e di consumi, perché oltretutto il cantiere è molto attento all'aspetto ecologico, sia nell'utilizzo degli impianti, dei motori, eccetera. Quindi ridurre il peso significa, oltre che avere una maggiore velocità in termini di nodi proprio effettiva, anche ad avere consumi più contenuti. Avere un materiale che ha una certa elasticità, perché un po' per come viene prodotta la Kerlite e un po' è per la post-produzione, cioè vengono messe per esempio delle fibre di vetro resinate sulla superficie posteriore del materiale, viene utilizzato un sistema di montaggio con la doppia spalmatura, insomma ci sono degli accorgimenti e ci sono delle caratteristiche intrinseche del materiale che portano ad avere una certa tranquillità. Questa tranquillità alla fine in cosa si manifesta? Nell'utilizzo del formato. Qua abbiamo utilizzato delle lastre enormi, considerando che siamo in ambito navale, perché il formato standard è un metro per un metro. D'altronde, voglio dire, in un salone grande come questo, o come gli altri saloni della nave, il fatto di avere un bel formato grande contribuisce a dare quell'effetto estetico positivo, accattivante, che poi alla fine fa vivere bene la nave, fa scegliere la nave. Kerlite è stata utilizzata in pavimenti, rivestimenti, ma non solo. La Kerlite era un materiale con bassi spessori, ci dava la possibilità di avere delle ampie superfici, delle grandi pezzature di formato del materiale ceramico. Quindi ci ha consentito di fare, per esempio, grandi lastre per i banchi bar, grandi lastre per le bancaline dei banchi bar, riuscendo a gestire anche le commessure e le giunzioni di testa tra i vari elementi accoppiati, no? di Kerlite. Quindi non solo nei pavimenti, nei rivestimenti, anche qui nel ristorante abbiamo questi bellissimi pannelli sfumati dal verde al grigio, che danno questo tocco di colore verde acido, che in un certo senso crea un po' una vibrazione
fredda in un contesto di colori caldi che risulta piacevole. Nel progetto sono state utilizzate Kerlite 5 Plus Elegance e Kerlite 5 Plus Exedra, fanno parte della linea Protect. Abbiamo la possibilità di utilizzare per esempio la Kerlite con questi trattamenti antibatterici, per cui li possiamo utilizzare con molta tranquillità nei bagni e in tutte le superfici come è stato fatto in questa nave. Camminare su una superficie antibatterica, di appoggiare le mani su un banco bar che è un materiale antibatterico, comunque dà una garanzia e una tranquillità anche a chi utilizza questa nave. Non ne parliamo poi dei bagni, dove c'è ovviamente la massima attenzione, e tutti i bagni sono stati pavimentati in Kerlite e anche i top dei lavelli sono in Kerlite.